Presidente, presentato il progetto di riqualificazione, i lavori di riassetto relativi appunto all'aerostazione dell'Arlotta, certamente la prospettiva dell'aerospazio, il discorso anche per quanto riguarda i voli civili. Queste due possibilità lei e i relatori le hanno definite appunto queste due destinazioni chiaramente possibili. A che punto siamo? Come qualcuno dice, io sono un po' ossessionato dal rilancio di Taranto. Addirittura cominciai da sindaco di Bari candidando Taranto a capitale europea della cultura, ritirai la domanda di Bari. Soprattutto abbiamo spostato dal punto di vista culturale il Medimex, che era una manifestazione tipicamente della città di Bari, l'abbiamo trasferita a Taranto come sede fondamentale. Abbiamo promosso processi di reindustrializzazione che noi chiamiamo decarbonizzazione, abbiamo soprattutto candidato Taranto ai giochi del Mediterraneo, perché per investire su un aeroporto bisogna avere il traffico, bisogna avere i viaggiatori, e quindi adesso completiamo questo progetto complessivo della pianificazione strategica di Taranto con una nuova stazione, un nuovo terminal che serve ai voli civili. Diciamo gli step per lo spazioporto saranno successivi negli anni a venire. Questi lavori cominciano a settembre e noi pensiamo entro la fine del 2020 di avere la nuova stazione aeroportuale di Taranto Grottagli, e quindi abbiamo fatto la metà del nostro dovere, niente di speciale, non siamo venuti qui a fare trionfalismi, siamo solo venuti a informarvi.